Mi trovo con Nicola Angelo Fortunati dell'Italian Hospitality Collection, buongiorno, direttore Buongiorno. generale dell'Italian Hospitality Collection. Per la parte termale. Per la parte termale, lei si occupa di quattro strutture in particolare, giusto? Sono le nostre quattro strutture, le tre strutture termali in Toscana, Grotta Giusti dove ci troviamo adesso, Esatto. Fonteverde che è in provincia di Siena, nella Val d'Orcia, Bagni di Pisa che è altro posto spettacolare, con i monti pisani a ridosso e dal ristorante si vede la Torre di Pisa. Quindi. Poi Chia Laguna, che è una splendida In struttura Sardegna. ricettiva nel sud della Sardegna, molto grande, molto bella. Qui ci troviamo a Monsummano, alla Grotta Giusti. Un po' di storia della Grotta Giusti. Quando si parla di terme normalmente si pensa a storie millenarie, no? Ai Romani, agli Etruschi, a tutta la tradizione che ci hanno lasciato. In realtà, la Grotta Giusti tra quelle che abbiamo e nel panorama italiano è fra le più Più recenti in termini di scoperta, giovane. più giovane, ha poco più di 160 anni, quindi veramente Giovanissima. una bambina. È così giovane perché in realtà la scoperta della sorgente, ma in particolare la scoperta della grotta, fu un episodio del tutto casuale, avvenuto durante gli scavi della cava di calcare che adesso non c'è più, è solo un monumento alla storia, e durante queste lavorazioni crollò la volta della grotta e gli operai si trovarono con questa voragine Voragine. fumante. E, essendo la cava di proprietà di Domenico Cavalier Giusti, allora amministratore delle terme di Montecatini, quindi con un occhio al business del benessere che allora già, anzi più che già, cominciava a venire fuori, le Vildoux, Montecatini è un esempio eclatante delle Vildoux europee, nate e cresciute proprio a cavallo dell'Ottocento e del Novecento. Capì subito che c'era una buona opportunità e da lì nacque lo sfruttamento, passatemi il termine, a scopo terapeutico Sì. della grotta, che è del tutto unica, è unica grotta naturale calda termale in Europa per grandezza, la più grande. C'è una tradizione mitteleuropea, soprattutto dell'Europa dell'Est, nello sfruttamento dell'antroterapia cosiddetta, o speleoterapia. Sì. Si tratta però di cavità fredde, quasi sempre ricavate da vecchie miniere di salgemma, non più utilizzate invece come terapia, soprattutto per i problemi asmatici, respiratori, proprio per la bassa quantità di pollution e di ioni positivi. Invece, in questo caso abbiamo anche l'acqua termale che dà alla grotta queste caratteristiche particolari. In grotta c'è un lago, il Ok. lago del Limbo, così già entriamo in Il ambito lago del Limbo, dantesco. In ambito esatto. dantesco. La denominazione dei vari livelli fu Sì. fatta in seguito, ma devo dire molto Sì. azzeccata. In virtù delle temperature In diverse, base al calore, dell'umidità sì. diversa, si va dal paradiso, che è la zona appena si entra, quindi 27 gradi, sì, ma già che qualcosa di più, indicativamente. già quasi 30 gradi, insomma, fino ad Ok. arrivare ai 35 gradi dell'inferno, Con umidità. quasi 100%, Benissimo. quindi è un vero e proprio steam bath, bagno turco naturale, ecco, dove le caratteristiche microclimatiche ne fanno una cosa unica. E il fatto di sostare quei 40-50 minuti, che sono il periodo necessario per una seduta di cura, è una vera e propria climatoterapia, vale a dire che l'organismo Piano è piano si totalmente abitua. poi coinvolto, non solo l'apparato cutaneo, che sono circa 2 metri quadrati, ma tutto l'apparato respiratorio. L'apparato respiratorio parliamo di qualche centinaio di metri quadrati. E quindi la superficie di scambio tra l'ambiente caldo, umido, termale e il corpo è molto molto ampia. Si va a purificare proprio in profondità anche È grazie alla molto efficace, respirazione. nonostante che la temperatura non sia elevata come normalmente avviene per le cure termali, il fango consideri, stiamo parlando di 47-48 gradi, quindi la temperatura di 34-35 gradi non è altissima, ma è l'umidità, la saturazione umidità che poi fa la differenza. E quindi permette all'organismo di generare tutta una serie di meccanismi reattivi di adattamento a un ambiente che comunque è un ambiente particolarmente stimolante. Questo per quanto riguarda le cure, però ci sono anche delle attività che si possono fare all'interno della grotta. Ci sono delle attività di carattere ludico Certo. e guai chi mi dice che fare attività ludiche non sia terapeutico, Assolutamente, anzi, perché probabilmente divertirsi è la è una terapia delle più terapie importante e più migliori, efficace. esattamente. Se consideriamo il fatto che lo stress, le emozioni e le tensioni sono tra le cause principali o concause di tantissime patologie, quindi più uno riesce a togliere le tensioni, abbassare le tensioni,
a ridurre le emozioni negative e meglio è. E in grotta ci si riesce. Nel lago del Limbo, che ha un'acqua cristallina come l'acqua di Rocca, è talmente pura, tra l'altro è proprio pura perché non batteriologicamente pura, è possibile fare le immersioni, quindi un vero e proprio diving. C'è un gruppo di istruttori che hanno una passione, devo dire, che non ha uguale. Sono tanti anni che hanno esplorato la parte accessibile di questo lago nei suoi anfratti. Io non sono mai stato perché non ho il brevetto, però anche chi non ha il brevetto può fare il floating. Sì. Il floating, che altro non è che una situazione di galleggiamento, quindi scarico totale di peso con una frusta di respirazione. E osservando il fondale è una cosa, e anche lì mi hanno detto che è bellissimo, non l'ho ancora fatto, però magari io mi prenoto basta prenotarsi, appunto, e poi loro arrivano sempre anche per una persona sola. Io mi prenoto assolutamente. Questo per quanto riguarda la grotta, l'interno. Per quanto riguarda invece la struttura termale, dunque la struttura termale per Grotta Giusti è molto importante, del resto per tutte e tre le strutture toscane, perché in questo caso, storicamente parlando, la parte ricettiva, la parte hotel e la parte che serviva come ricovero per chi andava a curarsi, ecco, nasceva successivamente all'attività curativa. Questo è successo a Fonte Verde in epoca etrusca, in epoca romana e poi in epoca medicea e granducale. Questo è successo a Bagni di Pisa, nonostante la sua storia millenaria, il palazzo attuale di granducale, del Granduca di Toscana, quindi Medici Lorena, costruito apposta per godere delle acque termali. Grotta Giusti la stessa cosa. E una piscina esterna? La piscina esterna è stata costruita più di 10 anni fa, più o meno, e ci sono cure adesso, da sempre, devo dire, cure termali, fanghi, inalazioni per tutta una serie di patologie croniche, alle quali è possibile accedervi sia come clienti dell'albergo, sia come clienti giornalieri. Anzi, devo dire che i clienti giornalieri sono una gran parte del nostro lavoro. È possibile accedere alle cure termali anche attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Questo è importante. È importante, quindi pagando un ticket di 55 euro è possibile fare 12 cure, quindi 12 giorni di cura, salvo poi avere la possibilità di fare anche altre cure aggiuntive, certo, sempre termali, con della scontistica particolare. Poi chi è esente ticket, quindi non deve pagare il ticket, può praticamente fare cure totalmente gratuite. Direttore, qualche curiosità, qualche citazione? Allora, sui clienti di oggi non possiamo dire niente. No, di oggi silenzio, perché assolutamente. La privacy del nostro cliente per noi è fondamentale. Sacra. Mentre invece ormai su alcuni clienti passati a miglior vita possiamo dire anche qualche cosa. Un po' la vicinanza di Montecatini, che negli anni d'oro della Vildò, quindi all'inizio del Novecento, era animata dal jet set internazionale, culturale e mondano dell'Europa. Passavano anche a Grotta Giusti molti personaggi, sfruttando anche questa opportunità che era unica, perché la grotta allora era agli esordi delle sue attività terapeutiche. Uno fra tutti, il grande maestro Verdi, che definì la grotta di Grotta Giusti l'ottava meraviglia del mondo. Vogliamo parlare di Garibaldi, ma Garibaldi dov'è che non è stato? Le sue tappe erano un po' scandite dalla presenza di acque termali. Dopo la fuga dell'Aspromonte, la famosa ferita dell'Aspromonte, a Ischia, a Napoli. Lui sapeva. E poi Grotta Giusti. E ogni struttura ha la sua bella lapide del qui è stato il generale Garibaldi a curarsi dalle ferite dell'Aspromonte. E poi le teste coronate dell'Europa, che veramente in quel periodo lì, a fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, avevano queste tappe, no, del loro giro di jet set, che nella Toscana granducale era rappresentata da Montecatini e poi Monsummano, in particolare Grotta Giusti, via Reggio con la Versilia, dove sono i primi esempi di Cursal, e quindi di location dove oggi si direbbe quasi un resort, sì, dove chi poteva, quindi l'alta borghesia, la nobiltà, passava settimane, mesi dell'estate, perché le città erano dei miasmi vivibili, a fare i bagni di sole, i bagni di mare, a dilettarsi con i balli, con le feste. Cursa, questo voleva dire, insomma. E ancora oggi ci sono ancora degli esempi, dei vecchi esempi,
del Liberty, del Deco via Regino. Direttore, quante volte al giorno? Vado in piscina? No, quante volte al giorno ci vorrebbe questa cura? Ah beh, ci sono delle persone fortunate che riescono perché hanno tempo, il tempo oggi è un gran lusso. Il tempo oggi è un gran lusso, sì, bisognerebbe riuscire a ricavarsi almeno una volta ogni 15 giorni. Ma anche tutti i giorni, non dico di venire alle terme, ma tutti i giorni un'oretta per prendersi cura di se stessi sarebbe fondamentale. E spesso e volentieri è una scusa non riuscirci, perché sono fatto di disciplina e di forma mentis, perché chi vuole riesce. Qualche fortunato che sta anche qua vicino riesce a venirci quasi tutti i giorni. E sono fortunati non solo perché si godono delle giornate splendide con l'acqua calda, termale, in completo relax, ma perché ormai è dimostrato che l'acqua termale, per il suo grande effetto antinfiammatorio, è un potentissimo, ha un'azione potentissima nella prevenzione di molte patologie. Oggi la comunità scientifica internazionale concorde sul fatto che molte patologie degenerative, soprattutto dall'età avanzata, quindi dai 65 anni in poi, Alzheimer, Parkinson, ecco, piuttosto che il cancro stesso, le malattie metaboliche, il diabete tipo secondo, l'obesità, al di là dell'aspetto dell'introito alimentare, ma insomma tutte le patologie croniche, hanno un fondo di infiammazione. Cioè sono causate da un'infiammazione cronica silente, tant'è vero che è stato chiamato the secret killer, questa infiammazione che tutti noi abbiamo costantemente, ma che non è sintomatica. Le cure termali, in virtù del loro potere antinfiammatorio, hanno la possibilità di sedare, di ridurre questa infiammazione costante che è causa di tante patologie. Quindi chi riesce a prendersi un po' di tempo e fare le cure termali non sa, probabilmente non è neanche consapevole di quello che fa. Esatto, credo che la consapevolezza sia ancora un po'. Era tanto riconosciuta all'epoca degli Etruschi e dei Romani quanto poco adesso, si è perso un po' le tracce. Si è perso, sì, si è persa la cultura, si è persa, e poi soprattutto il tempo. Per fare delle cure termali efficaci occorrono giorni. E ormai tempo da dedicare a se stessi, ma in generale ce n'è veramente poco. Direttore, io la ringrazio tantissimo del tempo che ci ha regalato oggi. È stato un piacere. E mi prenoterò sicuramente. Siamo qua ancora per qualche millennio, speriamo.